Wonder Freakers, ragazzi e ragazze, bestioline rare, sono il fantasma delle nevi e benvenuti in questa nuova rubrica su Multiplayer Lab, che saluto e ringrazio moltissimo per questa collaborazione. Si tratta semplicemente, per così dire, di giochi un po' difficili, se vogliamo, un po' come lo dico io, che te fanno incazzà, proprio tanto. Il gioco di oggi si tratta di Rectagon, un gioco apparentemente no sense, perché si tratta di una specie di pallina con le gambe, di schivare dei muri che gli vengono addosso da sinistra a destra, su giù, che si muovono tutti strani. Sono 6 livelli di difficoltà crescente e per superare ogni livello bisogna fare 13 punti. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito al primo episodio su questa rubrica su Lab. Cioè, allora, guardate la geometria di questo gioco, perché non so come definirla. Fatelo voi. 11 punti. Mannaggia, posso morire? Vabbè, ma se può morire a 3 punti, ragazzi? Se può morire a 3 punti? Va bene, ok. Va bene per te, va bene per te. Cioè, a 13, quando cazzo ci arrivo? Va bene, guarda, fa tutto da solo! Ho scoperto che nel penultimo livello non devi fare, ecco, porco due, oh, non devi fare ben 13 punti, ma addirittura 20. Questi stanno male de capoccia. Vabbè, moro a 12, è inevitabile. Vabbè, raga, moro a 12, che devo fare? Secondo voi devo fare qualcosa? Ok, questa era Rectagon, ragazzi. Vi piace? Se vi piace vi invito a provarlo e non arrabbiarvi, capito? Scrivete nei commenti qua sotto se ci avete giocato o quale record avete messo in qualsiasi modalità. E se volete visitate anche il mio canale, che ci sono molti giochi da sbroccamento, tipo I Wanna Be The Guy, purtroppo è un gioco, vabbè, ce ne sono tantissimi, quindi magari fateci un salto. Giocando a Rectagon devo dire che è stata un'esperienza molto avvincente, direi, perché più ci giochi e più hai voglia di fare un record. Quindi è un po' una droga questo gioco. Vi ripeto, provatelo perché è molto carino. Non sembra, ma è molto carino. Ma adesso vediamo l'incazzometro dove si ferma. Sette su 10. Bene ragazzi, siamo a 7 su 10 a livello di sbroccamento, quindi direi che va bene così. E ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un bel pollicino in su. Speriamo che questi giochi si facciano sempre meno difficili, ma la speranza è l'ultima a morire, ma è già morta in partenza in questo caso. E noi ci rivedremo molto presto con questa fantastica rubrica. Un saluto a Multiplayer Lab e un saluto da il fantasma delle nevi e Charmendino.